Gentile onorevole, lo sa quando ho iniziato a lavorare? Avevo 16 anni ed ero ancora studente. Da allora ho subito solo pesanti imposizioni da parte dello Stato, come quando sono stato costretto a 20 anni, da sposato con una figlia a carico, a prestare servizio militare. Una delle uniche consolazioni era la certezza di poter trascorrere un'anzianità serena, circondato dall'affetto di figli e nipoti, ma soprattutto indipendente, grazie alla pensione frutto di una vita di fatica. Purtroppo però le cose non sono andate come speravo. A marzo 2009 sono stato licenziato dall'azienda in cui prestavo servizio a causa della riduzione del personale determinata dal calo di commesse conseguente alla crisi economica. In quel momento avevo già maturato 37 anni di contributi. Secondo la normativa precedente all'entrata in vigore dell'ultima riforma, avrei pertanto avuto diritto alla pensione con 35 anni, ma con il passare del tempo, più mi avvicinavo al traguardo, più questo veniva allontanato. Dopo il licenziamento ho beneficiato per un anno dell'indennità di disoccupazione e sono stato iscritto per 3 anni nelle liste di mobilità, cercando inutilmente un altro impiego. Ma quale impresa volete che investa su una persona lavorativamente anziana e prossima alla pensione? Così, da 2 anni e mezzo, non percepisco più un euro. Mia moglie è casalinga e insieme dobbiamo accudire suo padre 92 anni infermo, i miei genitori ultra 80enni, i nostri figli e i nipoti. Oltretutto dobbiamo sperare di mantenerci in salute, non avendo nemmeno le possibilità economiche per curarci. Anche l'ipotesi di andare in pensione a marzo 2013, pagando i contributi volontari per 2 anni e mezzo, è svanita. Quel misero tesoretto, i pochi risparmi di una vita, è stato infatti utilizzato per dare da mangiare alla mia famiglia. Ma, onorevole, è questo il modo in cui lo Stato si prende cura dei cittadini? Quale futuro mi aspetta? Che prospettive hanno i miei figli e i miei nipoti? Ministro, ma sugli esodati, come risolverete questo problema? Ministro? Ministro, ci può rispondere? No, devo salutare il Presidente, dov'è? No, scusate, guardate, non rispondo a nessuna domanda. Ministro, si può sapere perché? Sono giorni che non possiamo più parlare con lei, si può sapere perché? Si può sapere il perché? Pomeriggio in commissione lavoro ed è arrivata la relazione tecnica per quanto riguarda la proposta di legge sugli esodati. A riguardo, e mi ricollego alla questione proprio ordine dei lavori, come gruppo, Presidente, noi non possiamo accettare che vengano interrotti i lavori per mancanza di copertura. Il governo ha trovato 4 miliardi per il Monte Paschi di Siena, 900 milioni per la Sicilia ed è inaccettabile che non vengano trovati per la questione esodati. Per questo, Presidente, noi chiediamo e annunciamo che saremmo disponibili nelle proseguo sia di questi lavori, ma soprattutto di quelli che ci vedono impegnati nella delega fiscale, ad agevolare al massimo l'iter. Però chiediamo una garanzia da parte della maggioranza, da parte della Presidenza, ma soprattutto da parte del governo, che si è visto, devo dire, e lo dico con rammarico, irresponsabile nel trattare la questione esodati. Chiediamo la garanzia che questa settimana, ovvero nella giornata di giovedì, vengano discusse le proposte di legge unificate, perché altrimenti nella prossima settimana ci sarà la questione della sessione di bilancio e quindi verrebbero bloccate tutte le proposte di legge onerose. Per questo chiediamo con chiarezza alla maggioranza, anche ai firmatari delle leggi, che prendano questo impegno, perché altrimenti non sarebbe spiegabile al Paese che l'altro ieri sono stati dati 900 milioni alla Sicilia e nulla ai nostri lavoratori. Grazie.